come potete vedere siamo in una location speciale. Sì, ebbene sì, siamo in Svezia e questo può voler dire soltanto due cose, sia per noi ma anche per voi. La prima è che siamo in vacanza. Sì. La seconda è che voi vedrete sicuramente dei contenuti pazzeschi, perché da qui abbiamo sempre fatto la roba fotonica, speciale. Vi è mai capitato di sentirvi almeno una volta nella vita in burnout, talmente sovraccaricati di impegni, di cose, di doveri, da non avere il tempo di fare niente che vi piace, neanche il tempo di vivere? Di essere così stressati da non desiderare una vacanza, ma proprio desiderare quasi di stare a letto e non svegliarvi anche per una settimana? Di essere così arrabbiati col mondo che appena qualcuno magari vi diceva ciao, voi avevate quella voglia di saltargli addosso che neanche un vampiro? Oppure quando la mamma vi entrava in camera senza bussare e vi diceva: ma lo sai che il figlio di Clara è passato con tutti e otto e te invece? Avevate soltanto voglia di prendere magari il vostro padre e spaccarglielo. What are you doing? Oh my God. No, alle mamme si vuole sempre bene. Avete capito, vero, cosa intendo? Ecco, io ho passato un momento del genere l'anno scorso, piangevo per ogni cosa. Qualsiasi cosa che non andava come volevo io, mi arrabbiavo al punto che esplodevo. Sono arrivata al limite, anzi, forse l'ho pure superato. E infatti, poi dopo la conseguenza è stata devastante. Se vi siete persi il video in cui ne parlo, lo trovate qua sopra. E io, sapete cosa ho detto quest'anno? Quest'anno non ci casco! In questo video vi chiedo soltanto una cosa. Io sarò onesta con voi, ma voglio che anche voi qua sotto nei commenti siate onesti con me. Totale trasparenza, ci siamo intesi? Sono sempre stata una persona che ha il brutto difetto di non saper dire no. Io dico sì a tutti e mi butto anche in delle situazioni piuttosto complicate e incasinate perché voglio aiutare, perché non so dire no. Questo messo insieme a tante altre situazioni tragiche, al fatto che siamo stati 2 anni chiusi in casa, mi ha portato a passare il periodo forse più brutto della mia breve vita. E sono arrivata a un punto che ho detto: ma io ci voglio uscire di qui, ma come ci esco? Ho iniziato quindi a studiare, a informarmi, a capire come potevo stare bene. E ho capito una miriade di cose. Che se volete vi... cioè, non lo so, siamo lo zimbello di questo posto. Io voglio fare un video serio, no? E poi ci stanno 3 vacchette con il cane, sedesi, vabbè, il cavallo, il cane, il cavallo, il topo quanto. E l'asinello. Inquadriamo. Impressionante, raga, sono fatte con lo stampino, sono tutte uguali qui. Se con questo vuoi dire tutte belle? Ti piace la mia ciabatta di arrivata? 3, 2, 1. Ho capito così tante cose che, se volete, posso anche condividere con voi se qualcuno vuole stare meglio sia mentalmente che fisicamente. Sono aperta a darci consigli. Ma una cosa che ho capito che è fondamentale è prendersi dei momenti per noi, delle pause. A me, quando la mia manager o comunque altre persone mi dicevano: Alessia, mi raccomando, per un mese all'anno stacca totalmente, sapete io cosa rispondevo? Perché mai? Mi porto la mia bella attrezzaturina in vacanza e continuo lo stesso a fare video in un'altra location. Avevo paura che il canale ne poteva risentire di una lunga pausa, avevo paura che se io non ero abbastanza operativa mi sarei sentita in colpa nei confronti vostri e del mio lavoro. Sì, ho tanti problemi psicologici, fatemi sentire meno solo qua sotto nei commenti. E quindi non mi sono mai presa un mese, 15 giorni in cui proprio non pensavo a niente. Chi di voi desidera ora un periodo del genere? 20 giorni in cui l'unica cosa che dovete pensare è voi stessi, stare bene con voi stessi, al massimo mangiare, dormire, stare, non lo so, se volete, sdraiati per 24 ore in spiaggia e non dover pensare a nient'altro se non a quello che vi va. Alzate la mano se vorreste un momento del genere nella vostra vita ora. Yeah! 100.000 mani alzate!
E sapete che mi sono detta? Se voglio ottenere un risultato diverso, devo fare qualcosa di diverso. E quindi quest'anno, signore e signori, sono emozionata, mi prenderò una pausa. Una breve vacanza, piccolino, piccolina. Ve lo dico molto apertamente. Penso che saranno 10 giorni. Di più no, perché la mia psiche mi farebbe sentire troppo in colpa, perché avrei paura che voi vi dimenticate di me, di noi. Quindi probabilmente potrebbero essere dai 10 ai massimo 13 giorni. Ma per noi sarebbe una vittoria immensa. Voi però promettetemi che ci sarete. Qui, al termine di questa mini vacanza, sarete presentissimi con il supporto sotto video, con i like. Anzi, proprio per questo momento, siccome so che vi mancherò, vi ho preparato una playlist con i migliori video che vi daranno una carica, un divertimento pazzurdo, che se anche avete visto dovete rivedere perché sono epici. Ve le lascio a schermo alla fine del video, andate a commentare, fatemi sentire che mi pensate. Io sto bene, perché se io sto bene, anche il canale sta bene e anche i contenuti sono migliori, e quindi alla fine anche voi, il vostro divertimento viene alzato a un livello superiore. Sempre bello sapere quanto io non conto un cacchio. Amore, ma tu sei me, io sono te, siamo un'unica cosa. È ovvio che se parlo di me è noi, io ed Eric, ma si fa prima dire me che io ed Eric, senti. C'è qualcosa che vi piace fare e vi fa star bene fare e che però magari trascurate e non fate mai perché o i vostri amici non hanno lo stesso interesse o forse avete paura a farla come cosa perché avete paura di essere giudicati? Qui nessuno vi giudica. Quindi adesso me lo andate a scrivere qua sotto nei commenti e mi dite: io adesso avrei proprio voglia di... Dovete prendervi il vostro tempo, la vostra mente e la vostra psiche vi ringrazieranno, perché magari sarete anche più energici, più creativi, più volenterosi. Vi impegnerete di più nelle altre cose, vi peseranno meno e avrete meno paure di sbagliare, di fallire, e quello sarà una grande, grande cosa. Ad esempio io oggi ho fatto una cosa fighissima, perché ho detto ho voglia di farla e la faccio. E questa è la differenza tra tutte le altre persone e me. Ho preso una decisione che era per il mio bene e ho fatto... Volete sapere cosa ho fatto? Che data diamo? Diamo una data. Siamo precisi, impariamo. Decisione. Non voglio dare una data. Decisione. Mi viene l'ansia, le date. Vedi? Quindi il grande ritorno di Lio e Sound, non sia mai che se no non viene citato, sarà il 26 agosto, venerdì, dove torneremo a bombazza, alla carica, esplosivi con dei nuovi contenuti qua su YouTube. Ma se vi manchiamo così tanto che non potete farne a meno, secondo me vi conviene seguirci su Twitch e mettere subito il follow, perché da lì vi farò vedere un po' di Svezia, assai prima con delle live IRL, e poi ci sarà anche una sorpresina per un gioco che noi tutti conosciamo bene. Non so se avete sentito parlare di Rainbow Six. È stato bello chiacchierare con voi, rifacciamolo, io mi vado a mangiare un Cockney Broth.